onda. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Buonasera, tutti sono preoccupati. Una volta si diceva, beh, come averli in banca, per dire della sicurezza che la banca dava, di poter custodire e lasciare intonso il patrimonio di una persona. È come averli in banca. Adesso questa frase non si può più ripetere con tanta sicurezza. Io, lo sapete, non sono un allarmista, però insomma il G8 è riunito a Camp David, a Washington, intorno a Obama e ai principali paesi industrializzati e finanziarizzati del mondo per curare una brutta malattia che ha nelle banche il suo centro, nella finanza il suo centro. La cosa che ha colpito l'immaginazione, l'ultima importante, è quello che si chiama il Bank Run. Vedete, questa è la rivista economica più autorevole del mondo e parla del Greek Run. Cos'è il Bank Run? È il fatto che la gente va agli sportelli e ritira i soldi, punto. Non si fida più delle banche, non pensa che il risparmio sia custodito in modo sicuro nei titoli o nei contanti che ha depositato nelle banche. E si tratta del frutto del lavoro delle persone, si tratta del reddito, si tratta del reddito spendibile, quindi del vero motore di ogni possibile economia, non dell'economia finanziaria, dell'economia reale. Questo è successo in Grecia, hanno portato via quasi 1 miliardo di euro in una giornata. Questo è successo in Spagna, dove la crisi bancaria è pestilenziale, perché pare servano 300 miliardi, una cifra mostruosa, per ricapitalizzare le banche spagnole che sono in crisi di liquidità. Il tutto con un'Europa piena di debiti, dove la crescita è insufficiente, salvo che in Germania, dove l'occupazione si contrae, in Italia meno che in Spagna, meno ovviamente che in Grecia, e anche un pochino meno che in Francia, ma insomma siamo un po' nei pasticci, anzi siamo nei pasticci, non possiamo più dire come averli in banca. Ieri sera alla televisione ho visto lo spettacolo di Santoro nelle reti concorrenti, quelle del sistema extracorporeo, diciamo, e beh, non era male, c'era una discussione forte, però la tendenza era quella, soprattutto il segretario della FIOM, Rinaldini, a dire facciamo un piano per il lavoro, un piano per la finanza, un piano per la Fiat, un piano per l'automobile. Non c'è il socialismo nel mondo, sono anni che il socialismo è crollato, c'è il capitalismo finanziario, ci sono i mercati che dettano le regole del gioco. Ora uno può dare giudizi ideologici, morali, etici, quello che volete, però è così, questa è la realtà. E allora la crisi finanziaria si può curare soltanto con strumenti finanziari e la crisi del lavoro si può curare soltanto attraverso la considerazione del fatto che noi siamo parte del mercato, noi siamo i soggetti del problema del lavoro e ce lo dobbiamo anche inventare, che non è una frase così. Mark Zuckerberg era uno studentello. Si è inventato una formula attraverso internet per mettere in contatto le persone. Ha messo in contatto 1 miliardo di persone. Adesso ha deciso di andare in borsa con una IPO, un'azione di collocamento della sua società. Sapete quanto vale? Ed è roba di 4-5 anni, roba fatta artigianalmente. Vale 104 miliardi di dollari. Cioè appunto un terzo di quello che servirebbe alla Spagna, che è un antico paese europeo e che ha le banche così floride, cioè, per coprire i suoi problemi di capitalizzazione. E 3-4 manovre italiane. Insomma, i nostri guai non ce li risolverà lo Stato e non ce li risolverà la protezione politica, ce li risolverà soltanto la capacità finanziaria di curare il male finanziario. Io la penso così, magari mi sbaglio, ma la penso così. Arrivederci, ci sentiamo lunedì. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.